prima di andare ai militari facevo l'ostia in un'osteria a Bologna. Bologna ha una tradizione di osterie straordinaria, ai tempi d'oro era meravigliosa, era piena di osterie, che tenevano aperto fino a degli orari improponibili. Cioè tu arrivavi in un'osteria alle 5 e mezza di mattina, magari eri già completamente ubriaco, e vedevi uno che tirava giù la serranda, tu lo guardavi e dicevi: si può mangiare qualcosa? Certo, sto aprendo ora. E non c'era problema. Tu alle 6 di mattina mangiavi primo, secondo. Ma è vero, verissimo. Credo di aver vissuto la Bologna più bella che si potesse vivere. C'era fermento, un'università straordinaria, mille cose da fare. E un momento politico importante anche. Assolutamente, importante. Benché fosse un momento politico anche difficile, certo, particolare, perché era un po' difficile. Io ho visto i carri armati in centro Bologna, non è piacevolissimo. No, cioè, 76, 76. Esattamente. Sì, certo. Scusami, però questo signore faceva già uno spettacolo in giro con altri. Sì, lui lavorava nelle trasmissioni private, nelle televisioni private piccoline, faceva queste trasmissioncine piccole. Poi ebbe quest'idea straordinaria di inventarsi la parodia del Maurizio Costanzo Show, che allora era una trasmissione incredibile, aveva degli ascolti pazzeschi, nonostante andasse a tarda ora. E lui mi guardò e mi disse: se mettiamo insieme un gruppo di amici cretini come siamo noi, andiamo, facciamo questa trasmissione, non dico che andremo avanti come Costanzo, però una sera alla settimana siamo lontani dalle mogli, abbiamo metti già risolto, che ci vada anche fatta bene, qualcosina portiamo a casa. E si chiamava? Costipanzo Show. Costipanzo Show. Scusa, facciamo una cosa allora, visto che possiamo vedere una fotografia? Avete? Ecco, guarda. Oh, che anni meravigliosi. Dai, dici chi sono, dai, dici chi sono. Allora, qui abbiamo la cantante storica del gruppo, Lilli Bonbon, che per 5 anni ha fatto sempre la stessa canzone, Tropicana. Giusto. Con un riempimento prostatico assolutamente straordinario, meravigliosa, simpaticissima e bellissima, tra l'altro. Bruno Nataloni, cominciato come comico e adesso insegna religione. È un professore. Ma lui ha lavorato anche con Natalino Balasso. Professore di religione, ha lavorato veramente con Natalino Balasso, nei Gnignorri, cioè un attore straordinario. Biccio, lui faceva il Schulz, sai, il microfonatore. Lui non doveva ridere mai, aveva questo incarico straordinario, lui doveva essere sempre serio, non parlare. Lui non ha mai parlato in 17 anni di costipanza, non ha mai parlato, mai. E non doveva avere espressioni strane. Io mi ricordo una volta che nel approntare l'asta del microfono, l'asta ebbe un mancamento e lui si schiacciò il dito, sai, la pelle del dito nell'asta. Lui rimase così serissimo verso il pubblico, poi con l'asta in mano si girò verso di noi e fece. Ma il pubblico questo non lo vide, certo. E lui salvò quello che doveva essere. La coerenza proprio del questa personaggio. Serietà straordinaria. Duilio Pizzocchi, mio mentore assoluto, uno dei cabarettisti, uno dei comici migliori che io credo ci siano. Vero. Nel nostra penisola. Giancarlo Bortolotti, altro amico di sempre, mio fratello praticamente assieme a Biccio, ha un ristorante nel quale noi andiamo a mangiare e in quel ristorante facciamo tutti i contratti possibili e immaginabili. Se da parlare di qualcosa di serio si va a mangiare da Bortolotti, perché a tavola i contratti vengono meglio. Certo. Cindy, grande maga mancata, ma gran bella pataca, come si può vedere da così alla vecchia. Il mago Simon, un mago che 1000 ne inventa, 108 ne fa e 48 ne progetta. E Rosanna Lodi, si ricordano tutti quanti quelli che hanno visto lo spettacolo, si ricordano di lei, soprattutto perché aveva un balcone fiorito di quelli importanti e quindi lasciava una traccia indelebile nell'uomo primitivo che veniva a vederci. Allora, abbiamo parlato di Schulz, che era Biccio. Schulz e Biccio, sì. Che ti accompagna sempre, sì, che io vorrei sempre che salisse adesso qui su questo palco. Sì, questo è veramente come se fosse mio Biccio, fratello. Eccolo qua. Però ci sono altre persone, vero? Vediamo un po' chi c'è. Possono salire, per favore? Giancarlo e Simon, potete entrare, grazie. No. Sono
Giancarlo Bortolotti e il mago Simon, che sono lì e qui contemporaneamente. Prego, grazie. Prego, venite davanti, fatevi vedere. Grazie. Dovete guadagnare, diciamo così, il proscenio. Grazie. Allora, innanzitutto vi chiedo di, sì, insieme, come volete, di dirci due cose su quello che succedeva, non dico tutte le sere, ma quasi, perché poi questo spettacolo ha avuto un successo clamoroso. Non so clamoroso. Se è il caso di raccontare. Sì, ecco. Tutto. Non so. Durante o prima? Dobbiamo proprio raccontarlo. Dovete scegliere voi, non mi mettete in difficoltà. Allora, io ricordo, comincio con lui. Noi, che mantenevamo? Noi facevamo un pezzo sul proscenio. Lui faceva il fakiro, Makeb El Kamel si chiamava. Io lo facevo entrare in un sacco e lo legavo con del nastro isolante e poi gli davo due bastonate in testa. Aspetta. Tutto finto, vero? Ecco. In teoria doveva essere tutto finto. Ora, dentro al sacco c'era un casco, chiaramente, no? Perché prima lo percuotevo nelle caviglie con un bastone fino a che non l'avevo piegato. Poi col bastone gli davo una botta nel reparto riproduttivo e lui chiaramente un po' subiva questa... Delle volte la conchiglia funzionava. Delle volte la conchiglia non se la metteva bene perché la birra preventiva dello spettacolo è negativa, è nociva proprio all'andamento dello spettacolo. Prima che fredda. E quindi io mi ricordo la prima volta che quando solitamente percuotevi e lo prendevi nella conchiglia sentivi tang, e invece lì sentì tup. E lui fece quel perché stava così. Io ho capito che mi ha odiato in quel momento. Poi, poi viene il momento di metterlo nel sacco, di quel gioco della morte, e giustamente lo leghiamo col nastro e lui si mette il casco e io devo battere col bastone. Le prime volte non aveva il casco, aveva uno sfrattonatore da muro come quello dei muratori, no? Mi dice lui, lo tengo così, tu dai la botta forte, non c'è problema. Ecco, il problema è che la botta forte non l'ho data io, l'ha data Nataloni, quello che abbiamo visto prima, e Nataloni ha picchiato come se dovesse vincere, sai, a Luna Park quando c'è il martello con Ding! A Luna Park. Lui ha preso questo bastone di legno vero, chiaramente, e proprio con tutta la forza che poteva avere, ha tirato una legnata e si è sentito crack. Cioè, e crack voleva dire che si era rotto, si era rotto lo sfrattonatore. Quindi lui aveva la mano perfettamente in linea col sacco. E si sa che il sacco appoggiato sulla mano, se io ti percuoto con un bastone, non offre una grande resistenza. Non c'è una gran protezione. Nataloni, avevo l'impeto in quel momento lì di arrivare alla fine facendo bella figura, altre due botte secche sulle mani, che si sentiva una serata meravigliosa. Non era contento quando ha finito, non era contento. Tu qui non puoi parlare perché se devi essere quel personaggio non puoi dire niente. Sempre sai. Aveva anche una parrucca bionda improbabile, tra l'altro. Se volete vedere la parrucca bionda di Biccio, qui abbiamo il primo manifesto made del 1990. Sì, è vero. Questo, so se riesci a inquadrarlo, è proprio dove si vede in fondo anche Biccio con la sua parrucca bionda. Inguardabile. Questo è il primo manifesto originale, ci sono pochissimi pezzi. Tra l'altro, nella didascalia che c'è dietro... Chiamiamola didascalia, sì, insomma. Beh, nella spiegazione dello spettacolo, Giacobassi non viene neanche nominato. Io ero guest star, capito? C'ero per caso. No, scusa, mago Simon. Quindi, esatto. Quindi mago, vuoi un gioco di magia? Vediamo, no? Oh, io per caso... Io ho già il terrore. Io ho anche... La persona a cui fare il gioco. Si chiama Giuseppe Giacobazzi. Allora, chiamiamo la signorina Milena Montanari. Milena, venga, facciamogli un applauso. Ecco, finalmente. Venga, venga. Buonasera, Milena. Venga. Ragazzi, questo è proprio il costipanzo, guardate. C'è proprio... Ci sono tutti gli ingredienti. Sì, proprio. Sì, adesso sì. Adesso tutti gli ingredienti. Mi dia queste carte. Prendiamo una persona dallo sguardo sveglio e intelligente. E qui è difficile. Infatti, dicevo... Ma sono tutte persone di buona volontà, sì, prendiamo la signorina. Lei non si può, deve star lì, si preoccupi. Mi piace perché quando dicono prendiamo una persona... Vedi tutta la gente che fa...
perso qualcosa? Mi deve solo scegliere delle carte. Queste sono delle carte che hanno dei simboli in magia, si chiamano ESP. Vuole che facciamo il gioco con le rosse o con le nere? Con le rosse, perfetto. Allora mi tenga le nere, signorina. Io prendo le rosse e adesso faccio quella che si chiama, signori, una previsione. Cioè sistemo le carte prima, lei si chiama? Cristina. Prima che Cristina, poi sistemerà le carte nere. Vi volevo ricordare che nel 1500 Leonardo era convinto che l'uomo potesse volare, ma lo presero per pazzo perché nel 1500 non si poteva volare. Ora io e lei, Cristina, tenteremo di parlarci con la... un gioco serio, non è un gioco da carabinieri questi, eh? A proposito, maresciallo e brigadiere, maresciallo che dice, brigadiere, mi dica, maresciallo, ha una scarpa nera e una marrone. Brigadiere se le guarda, fa, dice, oi, non so mica dove le ho comprate, a casa c'è un altro paio uguale. Allora, quindi adesso io e lei, Cristina, faremo un bellissimo... Come posso? E la qualità è costante nel tempo, ragazzi, non è che... Visto che è appena passata Pasqua da poco, ce n'è una carinissima, c'è il pre... C'è... Io pensate che ero convinto di fare l'intervista di Giuseppe Giacopazzi. Ero convinto proprio stasera. Ma è un attimo. Invece... C'è il contadino che va, il prete che va dal contadino a benedire per Pasqua. A un certo punto vede che ha le galline e gli dice, che belle galline, fa le uova fresche? Dice, sì, tutti i giorni. Che me ne regala 4-5? Maria, la moglie, incarta poi 4-5 uova per il reverendo. Questa incarta, poi cerca di spingerlo via, vede le botti. Ah, ma vede le botti? Dice, sì, facciamo il vino. Ah, bianco o rosso? Rosso, che me lo fa assaggiare? Maria, porta una scodella con un cucchiaio, facciamo assaggiare il vino al reverendo. Questo assaggia, buono, buono. Che mi dà 4 bottiglie? Maria, dai 4 bottiglie al parroco. Finalmente lo spinge via. Quando va via gli fa la moglie, scusa, ma perché gli hai fatto bere, assaggiare il vino con la scodella e col cucchiaio? Cioè, perché si dava un bicchiere, bevendo, faceva così, vedeva anche i salami. Allora, Cristina, andiamo avanti. Cristina, dove vuole che metta questa carta? Dica un numero. Al 3. Vuol cambiare? Al 3, te la mettiamo al 3. Così. Guardi, la prima gliela faccio vedere, è un quadrato, d'accordo? Se lo ricordi anche lei, eh? Grazie Milena. Dove metto? Oddio, scusi che è venuta via questa carta. Dove metto la prossima carta nera? A che numero la metto? Al numero? 5. Sicura? Vuol cambiarla? No. No, porca miseria, non poteva stare a casa stasera. Ma non c'è una barzelletta da raccontare? Per favore. No. Sì, se vuole non c'è mica nessun problema. Siamo in Sicilia. Allora. Siamo in Sicilia. C'è il boss che dice allo scagnozzo, Carmelo, hai fatto il... Ma che scherzavo, io non so cosa vabbè, però, è un invito a nostro. Ma certo, ma è chiaro. Allora, siamo in Sicilia, il boss che dice allo scagnozzo, gli fa, Carmelo, hai fatto il lavoretto a Johnny? Cioè, sì, capo, lo misi nella macchina, lo buttai giù per il burrone. Dice, cretino, doveva sembrare un colpo di sonno. Se preoccupasse, ci misi su pigiama. Allora... Cristina, andiamo avanti. Grazie, è stato un piacere rivederla. Cristina, a che numero? 4. Vuol cambiarlo? No, che vedo che lei è una tigna incredibile. Cristina, a che numero? 1. Mettiamo all'1, dai, abbiamo l'ultima. Cristina, a che numero? Ovvio. Cristina, si ricorda che numero aveva messo il 3? Il quadrato, si ricorda? Vi avevo detto che Leonardo era convinto che l'uomo potesse volare nel 1500, ma lo presero per pazzo perché a quell'epoca non si volava. Io sono convinto che forse un giorno ci parleremo con la forza del pensiero, oggi non è possibile. Ma Cristina, io e lei questa sera l'abbiamo fatto con la forza della magia. Brava. Grazie. Il mago Simon e soprattutto la sua grande assistente. Grazie, grazie molte. Grazie al mago Simon. Ho portato che... questo io, se vuoi. Guarda, lui, io avevo previsto che stessero di un po' di più sul palco, però ho deciso che... Sai, lui è minimalista. Esatto. Grazie molte. Grazie. Grazie molte. È stato un piacere. Davvero. Grazie Giancarlo, ciao. Grazie Biccio, grazie. Grazie. Grazie.
Volevo dirvi che siete un pubblico davvero stupendo. Se mi dite dove siete domani sera, vi vengo a vedere. Eravamo ruspanti, eh. No, ma certo, ma tra l'altro noi la prima volta che abbiamo visto Andrea eri questa cosa qui. Sì, sì, ero questa, ero molto macchiettistico, sinceramente. No, beh, macchiettistico, diciamo che era un personaggio con le sue caratteristiche. Sì, sì, decisamente. Un po' diverso da quello che sei adesso, naturalmente. Beh, si invecchia, eh. No, sono passati 26 anni. No, guardate, devo dire che quando noi abbiamo visto, perché lui l'ha portato qua, Pizzocchi, ti ha portato, sì, lui, sì, qui. Sì. Anche perché io, c'è un retroscena che forse tu ti sei dimenticato. Natalino Balasso fu il primo del Costipanzo Show ad approdare a Zelig e immediatamente fece successo e mi disse, guarda, mi telefonò una sera e mi disse, Andrea, chiama questo numero, risponde Giancarlo Bozzo e vedrai che vieni a fare un provino a Milano. Io ci ho pensato una settimana prima di chiamare, poi ho chiamato e lui mi ha detto, per quest'anno, con questa voce, per quest'anno siamo già pieni, le faremo sapere comunque. Non è vero, le faremo sapere, non l'ho mai detto nella mia vita, cioè mai. Ho detto, no, richiama più avanti che vediamo. E dopo ci siamo incontrati, è stato un bel incontro. Sì, un bel incontro, è vero. Sì. Siccome io devo leggere una cosa, devo mettere dentro un argomento che ti riguarda, che è il fatto che nel 1997 ti sei sposato, eh sì, con Roberta, sì, che è tua moglie naturalmente. È 30 anni che stiamo assieme. Quindi. E dal 2013 Andrea è papà anche di Arianna. Sì, felicissimo papà di Arianna. Bene, questo perché? Perché abbiamo chiesto a tua moglie di scrivere una piccola cosa. No. E allora la devo mettere qua. E non me l'ha detto, quando arriva a casa. Certo, non devi sapere niente di quello che arriva. E vabbè, però dai. La leggo io con la mia voce, quindi tu però immaginala. Faccio fatica però. Lo so. Va bene che donna barbuta è sempre piaciuta, però tu capisci che ho un minimo di... Vabbè, un po' come Ferré e il Costipanzo. Lascia stare, che aveva la mia pietà. Allora, lei dice, quando è nata Arianna mi hai chiesto se per favore potevamo evitare di chiamarci tra noi mamma e papà. Tu non l'hai mai fatto e non lo fai, ma io inevitabilmente ti chiamo papà o papi o papino. Anche perché se ti chiamo amore, risponde tua figlia. I ruoli sono evidentemente cambiati. Sì, decisamente, però ogni tanto le scappa. Tu qui devi fare un applauso a tua moglie. Sì. Grazie. Allora, c'è il primo approccio televisivo, prima, sì, di arrivare a Zelig, eccetera, che è questa trasmissione, questa sitcom, che si chiama Tisana Boom Boom. Sì. Giusto? Registrata in un giorno solo. Dalla mattina alla sera, dilaniati, veramente. Tu facevi un rappresentante, che in fondo era il rappresentante lavoro, divino, in qualche maniera. È vero, è vero. Non penso divino, che l'abbiano vista, ma tre persone forse. Non riuscii a vederla nemmeno io, perché andavano a luglio. Andava in onda a luglio, non mi ricordo che giorno. Su Rai 2, tra l'altro, eh? Su Rai 2, ma andava in onda un orario improponibile. A luglio la gente... Comunque c'erano tanti colleghi anche, sì, lì. Sì, tantissimi. Giorgio Ganzerli. Sì. Poi Giorgio Melazzi. Sì. Tu lavoravi... Maria Rossi. Maria Rossi. Tu lavoravi... Teo Guadalupi. Esatto, soprattutto con Teo, che era il barista. Sì, esatto. E tu eri il rappresentante che alla fine della giornata... passavi per cercare di vendere del vino, sì. Esatto, però poi parlavi un po' degli affari, descrivevi i miei prodotti, esatto, certo. E l'avete registrato al Caffè Teatro di Samarate, di Verghiera di Samarate. Vabbè, c'erano tanti, Federico Bianco, eccetera, però nel 2005 appunto debutti a Zelig Off. Io volevo leggervi una cosa, perché non so se voi sapete, sono due righe, ma gli autori di Zelig Off sono gli stessi di Zelig, io, Gino e Michele, cioè questa è... Su Wikipedia c'è una cosa meravigliosa, e cioè dice, nel 2005 debutta su Zelig Off. Gli autori di Zelig notano questo comico e decidono di portarlo a Zelig. Devo, ecco, correggerla. Ecco, era sotto casa a girare con la macchina. È meravigliosa, devo correggerla. Non so se correggerla, perché veramente... Ma cosa vuoi correggere? È una battuta è romantico, dai, è romantico, via. Su Wikipedia c'è di tutto e di più.